No, 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 tutto tranne il doge. Vi prego, non fatemi fare il doge. Sigla. Doge! Spiegare come venisse scelto il doge è complicatissimo. Ho fatto il video quello sull'elezione, guardatelo. Ed era complicato non solo per l'assurdità del sistema elettorale, ma anche per le modalità con cui si eleggevano i candidati. Sembra semplice, noi oggi votiamo persone che si sono volontariamente candidate. A Venezia, però, questa non era la regola. Non è. Infatti, indipendentemente dalle candidature, gli elettori potevano nominare doge qualunque patrizio che gli venisse in mente. E questa cosa succedeva soprattutto quando non trovavano un accordo sul nome. Provate ad immaginare la cosa. Figliolo, perché ci sono i carabinieri alla porta? Mamma, pare che sono doge. Pensate che addirittura nel 1311 gli elettori, esausti dal non riuscire a trovare un accordo, votarono Marino Zorzi, la cui sola colpa era quella di essere passato sotto le finestre del maggior consiglio durante l'unica ora d'aria degli elettori. Chi? Doge? Io? Stavo solo portando il pane ai poverelli. Una storia vera, ve lo giuro. Certo, un grande onore essere eletto doge, ma viste le limitazioni, le spese e le responsabilità che la carica si portava dietro, non tutti erano entusiasti di fare il doge. Anzi, per alcuni essere eletti così a surprise, boom, ciao, sei eletto doge, ah, che paura! Era un po' come prendere il colpo della strega, non te lo aspetti mai, ma quando t'arriva ti fa male, cane, 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 con la K. Quella. Pochi anni dopo lo Zorzi, infatti, nel 1368, gli elettori votarono un'altra sorpresa, Andrea Contarini. Poveretto Contarini, sentite qua. Ciò, questi non aveva nessuna intenzione di diventare doge. Non soltanto, si era nascosto nella sua villa in campagna, ma fiutando la sola in anticipo, aveva fatto sapere a tutti di una terribile profezia che lo riguardava. Pirla che so. Avrebbe incontrato un arabo che gli avrebbe predetto cose indici. State senza pensieri. Che gli avrebbe predetto disgrazie terribili e la fine della Repubblica se fosse stato eletto doge. Ma vuoi perché non ci fossero dei candidati decenti o perché gli elettori fossero davvero degli stronzi? Fu eletto proprio lui. Lo andarono a prendere dove si era rintanato. Dove? A Paluello, vicino a Padova. E al suo rifiuto lo minacciarono con l'esilio e la confisca di tutti i beni. Accettò, poveretto, e come si accettò? Divenne anche un grande doge. Guerra di Chioggia vi dice qualcosa? Ecco, la finì lui. Ma non pensate che Zorzi e Contarini siano stati gli unici nella storia della Serenissima ad essere stati eletti, diciamo, controvoglia. Solo nella famiglia Contarini ci furono altri due uomini a cui appiopparono la dogalità. Il primo è l'anziano Domenico II Contarini, che non c'entra con San Nicolò, è un altro. Questo nel 1659 fu raggiunto dalla notizia mentre era in campagna e ammise che non se l'aspettava proprio. Anzi, dallo spavento ci aveva quasi lasciato le penne. Parole sue. L'altro Contarini è Alvise Contarini, che nel 1675, per evitare di essere eletto, era letteralmente scappato da Venezia, nascondendosi ad est. Come se bastasse non farsi vedere per non farsi eleggere. Inguaribile ottimista. Ma il premio, gran rifiuto inutilmente, va a Pietro Loredan. Il povero Pietro Loredan, che nel 1567, subita la notizia, supplicò in tutti i modi la Repubblica di lasciarlo in pace, perché voleva restare da solo a ricordare la moglie appena morta. Che cicci, quanto love. E indovinate? Non l'ascoltarono! Poveretto! Poveri, poveri sti dogi! Ma che bello doveva essere fare il doge! Boh! Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina!